Un progetto così ampio non nasce senza profonde radici, alcune sono anche emerse nei discorsi precedenti. In realtà, oltre alle radici, abbiamo una serie di apparenti scarti rispetto alle avventure della giovinezza, quella storia di fuoriuscito che aveva portato Venturi ad un nesso fra politica e storia così intenso e così legato a uomini grandi come Carlo Rosselli, il padre Lionello, con cui ha un legame molto forte, l'amico e maestro Aldo Garoffi, il confronto con un altro personaggio straordinario come Leo Valiani. In qualche modo c'è una sorta di divisione di competenze intellettuali fra i tre amici. Ottocento, mondo slavo, che poi invece studierà anche Venturi, e Settecento da parte di Venturi. Un primo luogo appare certamente la relazione del 1953 sulla circolazione delle idee, pubblicata l'anno successivo e rivolta anche come monito, nel senso che c'è una forte critica anche verso il mondo dei risorgimentisti italiani. Un ruolo però di profondo avvicinamento al Settecento riformatore avevano giocato soprattutto però i tre volumi degli illuministi italiani, come è noto, pubblicati nel 1958, quello che riguarda la Lombardia e il Piemonte, nel 62 quello che riguarda il mondo meridionale e nel 65 quello che vede collaborare Giuseppe Giannizzo e questo straordinario allievo che Venturi ha profondamente costruito, che era Gianfranco Porcellana. L'opera era un'opera voluta tenacemente da Croce e da Raffaele Mattioli. È in qualche modo un progetto che è un po' implicito in quella offerta a Croce di 50 anni di studi. Bisognava che la società che si stava organizzando, dandosi una costituzione repubblicana e creando un nuovo mondo, ripensasse in maniera militante alla propria letteratura. La letteratura italiana, storia e testi, nasce da questo dialogo iniziale fra Mattioli e Croce. Come noto però, il Settecento era stato affidato a Mario Fubini, ma l'opera, con l'ingresso di Franco Venturi e in un altro campo, quello parallelo di Gianfranco Contini e di Cesare Segre, era destinato a un profondo rinnovamento, insieme etico e politico e filologico, cosa che sarebbe facile dimostrare confrontando, per esempio, la lontananza dei nostri tempi del primo volume che esce, che è quello di Fausto Nicolini su Croce, dedicato all'opera di Benedetto Croce, e l'apparato di note che invece arricchiscono i testi non solo degli illuministi italiani, ma anche delle loro dilatazioni in avventure che nel progetto iniziale non erano affatto previste. In sintesi si può dire che in quella che voleva presentarsi come nuova storia della coscienza etico-politica della cultura italiana repubblicana, qualcosa che assomigliava molto a quello che aveva fatto De Santis per il suo tempo, subiva una svolta che coinvolgeva una nuova filologia e una nuova storiografia. La grandezza di Raffaele Mattioli, legata per radici profonde a Croce, era un'amicizia diciamo di giovinezza in qualche modo, anche se c'era una diversità di età, fu invece proprio quella di accettare tale confronto in profondità e non subirlo passivamente, capire che la nuova emissione di problemi e di implicite visioni del mondo arricchiva e non impoveriva la prospettiva del progetto. Dalle biografie intellettuali
Tenete conto che Venturi è stato costretto a studiare 80, tra gli 80 e i 90 personaggi, i loro testi, la loro fortuna europea. Venturi aveva individuato un ricchissimo cantiere che si pone alla base del tentativo di restituire la storia del Settecento riformatore. Tanti sono i segnali e i precedenti di questa svolta. Partirei dal libro di Alberto Radicati di Passerano, che non si può certo ridurre a una suggestione gomettiana. Venturi ha sempre ridimensionato questa specie di cliché che gli aveva calato Maturi addosso della influenza gomettiana. Aveva una grande ammirazione per Gometti, ma questo non significava che ne riprendesse soltanto la lezione. Radicati di Passerano era un modo per leggere attraverso un italiano l'Europa, cioè un mondo di religiosità radicale che stava mutando l'Inghilterra o che avrebbe potuto trasformarla se il pensiero radicale non fosse stato sconfitto dall'alleanza della monarchia con i vescovi anglicani. Nella relazione del 53, come poi ho scoperto tardi, non immediatamente, Giannone parlava anche dell'esigenza di Venturi parlava dell'esigenza di un Giannone europeo. È una cosa che ho fatto senza aver percepito che avevo un suggerimento diretto nel testo di Venturi. La nascita dell'opera non si colloca prevalentemente nelle biblioteche italiane. Questo lo mostra con molta precisione di Arengo. Appare fondamentale il ruolo delle ricerche in Inghilterra e negli Stati Uniti. Venturi, per sintetizzare, trovava che era molto più facile studiare l'Italia nelle grandi biblioteche americane e anche quelle inglesi che restando a Torino o girando per l'Italia, dove in realtà i tesori erano nascosti. Nelle grandi università americane egli avrebbe scoperto anche un altro fenomeno che condiziona la radice del progetto del Settecento riformatore, un drammatico ostacolo che avrebbe giudicato del tutto negativamente come reazione incomprensibile, ma che presto avrebbe dovuto affrontare anche in Italia e a Torino, in un contesto che fra l'altro coinvolgeva la stessa generazione dei figli, degli amici più cari. Fra i precedenti che finiranno per giocare nella periodizzazione stessa del primo volume del Settecento riformatore, c'è la splendida edizione che Venturi compie nell'anno del secondo centenario di Beccaria, che è non soltanto l'offerta filologicamente corretta, tra l'altro con un'intuizione che poi sarà dimostrata dall'edizione nazionale fatta da Firpo e da Francioni, quella di usare la sesta edizione come riferimento, ma c'è una storia della lettura europea di Beccaria che è il punto di partenza di un grande convegno tenutosi all'Accademia delle Scienze nel 64. Però è difficile prescindere anche da una dichiarazione teorica che è parallela agli inizi del Settecento riformatore e che individua come terreni bipolari utopia e riforma, dove emergono per noi essenziali i problemi non soltanto italiani ma anche europei e in qualche modo mondiali di quel crogiolo che era stato l'illuminismo. Il primo volume del Settecento riformatore nasceva così in un contesto reso complicato da un 68 che gli appariva come ostacolo, visto nelle sue radici precoci, prima in America e in una delle più importanti università americane e poi nello stesso spazio e perfino drammaticamente nell'incontro con i suoi allievi.
In questa sede posso solo richiamare per nodi essenziali la geografia e la storia del primo volume del 69, sottolineando che i poli temporali sono quelli dichiarati da Muratori ad Eccaria, mentre quelli ideologici erano certamente quelli di Utopia e Riforma, terreni che gli sembravano percorsi in modo inadeguato, del tutto povero, dalla rivolta giovanile che lo inquietava profondamente. Non a caso nel creativo e geniale movimento di poco successivo al primo Settecento riformatore c'era soltanto un'aperta polemica con il modello delle Annali, ma anche la prima intuizione per via utopica del ruolo dell'illuminismo radicale. Allora non si parlava di illuminismo radicale e in realtà Venturi connetteva il repubblicanesimo in Inghilterra a questo grande fenomeno che è stato il radicalismo religioso dei primi decenni del Settecento. La percezione del repubblicanesimo come modello atlantico, il grande tema sotteso al diritto di punire, che era il confronto con il modello rousseauiano. Se interroghiamo l'introduzione del volume del 69, scopriamo una storiografia che non ha fatto il mito delle origini. Come rivela la critica agli storici della filosofia, è difficile pensare a Venturi come un lettore di Michel Foucault, ma la sua critica è del tutto parallela. Un altro tema che affiora perfino con rabbia è quello della differente possibilità della ricerca americana, che ha accumulato depositi memoriali di tutto il mondo, e per contrasto invece la critica alle nostre biblioteche mal gestite e capaci di nascondere i nostri stessi possibili tesori. Sono costretto dall'ampiezza dell'opera a ridurne la ricchezza di questo volume, che insieme analitica e progettuale, ad alcuni nodi essenziali, a partire dalla promessa aperta dalla svolta fin dall'inizio del secolo, che cancella l'egemonia spagnola, trascinando gli spazi italiani nella crisi di un modello imperiale sul quale aveva richiamato l'attenzione un grande storico inglese come Eliot. Lo spazio italiano si complicava, insieme si arricchiva per terreni diversi che vanno dal ruolo diciamo monarchico acquistato dallo Stato Sabaudo sotto un sovrano demiurgico come Vittorio Amedeo II, al confronto con un nuovo modello in via di rinnovamento come quello asburgico, alla trasformazione stessa della Spagna che passa dagli Asburgo ai Borbone, aprendo un nuovo e innovativo confronto con gli spazi italiani. Tutto questo appare una specie di premessa implicita, in quanto in realtà poi il libro lo riassume invece attraverso un drammatico momento di crisi che insieme italiana ed europea, essendo questa legata al succedersi di tre guerre in gran parte giocate anche sul territorio italiano, come quella di successione spagnola, di successione polacca, che vede emergere un ruolo fondamentale della Russia e infine quella della successione austriaca. La crisi degli anni 30 è il vero focus che presume quanto detto, ma lo vede rispecchiato non solo nella incompatibilità del meccanismo bellico con le riforme, ma anche nell'interruzione di alcuni grandi e precoci progetti ideologici, a partire da quello di Radicati di Passerano, che è uno dei primi a parlare di una riforma dell'Italia possibile, a quello di Pietro Giannone, di cui non bisogna dimenticare che non esiste soltanto l'Italia civile, ma c'è anche il Triregno, a quello ancora di tipo massonico di Tommaso Crudeli. Crisi, ma anche innovazione. Nel Mezzogiorno nasce un regno nazionale, nel Piemonte si afferma un modello statuale segnato dal passaggio dal Ducato al Regno, il quale si traduce immediatamente in alcune essenziali riforme,
destinate a stupire gli stessi intellettuali dialogano con Muratori, non solo il rinnovamento di scuole e università, ma anche un progressivo controllo del territorio che ha riflessi sociali, economici e quindi anche implicitamente l'apertura di un contenzioso rispetto a una autonomia eccessiva della nobiltà feudale. E la crescita invece di una nobiltà di toga che nasce dalle magistrature. In Toscana, attraverso una politica degli equilibri difficili, i Lorena sostituiscono i Medici e progressivamente, per legami familiari, dato che Francesco di Lorena è il marito di Maria Teresa, il modello asburgico sostituisce quello spagnolo e controlla ormai non solo la Lombardia, ma la stessa Toscana. Le ambizioni di Elisabetta Farnese portano nello spazio fra Parma, Piacenza e Reggio Emilia un ducato borbonico, il quale non guarda solo alla Spagna, ma guarda soprattutto alla Francia. Il ritorno del modello inquisitoriale ecclesiastico è invece legato a un papa restauratore come Clemente XII, un corsini toscano che si batte per restaurare un potere ecclesiastico lasciato andare dai suoi predecessori e soprattutto da Benedetto XIII. Se la vicenda Radicati è precedente, è in questo contesto che invece matura l'esilio e poi il carcere di Pietro Giannone e lo stesso contemporaneo incarceramento a cui Venturi dà uno spazio rilevante, in qualche modo inventando anche il personaggio di Tommaso Pontecchio. Sono tempi lunghi e drammatici della guerra di successione polacca e poi quella stessa che alla morte di Carlo VI minaccia la fine dell'impero asburgico. L'elezione del cardinale Lambertini, con il nome di Benedetto XIV, si spiega perché era stato nominato cardinale da Benedetto XIII, segna un tratto concordatario che non riguarda solo gli spazi italiani. È difficile aspettarsi da Venturi una piena adesione a questo pur grande papato. Il suo interesse va piuttosto verso alcuni grandi vecchi, ne parla proprio come di grandi vecchi, come Scipione Maffei e Ludovico Antonio Muratori, che partendo da un diverso cattolicesimo illuminato, Maffei era certamente più filo gesuita e Muratori era in realtà potenzialmente un rigorista, aprono terreni di riforma o almeno discorsi nuovi. Il primo, cioè Maffei, sul tema dell'usura lecita, e il secondo, non solo sul terreno delle feste religiose eccessive, ma anche delineando un modello di pubblica felicità come unica giustificazione del potere dei giudici. I capitoli che coprono gli anni 50 e 60 non sono solo anni di pace, ma anche di maturazione di nuovi progetti, progetti di riforma ben più secolari da quello di Antonio Genovesi a Napoli, che ormai supera le stesse istanze riformatrici di un grande personaggio come Celestino Galliani, che aveva rinnovato l'università, al terreno dei confini, agli itinerari economici, ai percorsi possibili attraverso la via del Po, al dibattito sulle monete, a quegli straordinari capitoli che riguardano sia l'emancipazione dal demoniaco, sia il calcolo dei piaceri e dei dolori, destinato a nascere in Europa, ma avere echi italiani originali di straordinaria creatività, da Pietro Verri a Cesare Beccaria, e quanto rende questo libro, il primo volume, cioè una delle opere più creative del suo tempo, aperta al futuro. Si delineano due grandi progetti che non a caso partono dall'economia per investire modelli sociali, quello educativo e della stessa etica. Il progetto di Antonio Genovesi a Napoli, con il suo precoce manifesto illuministico del 54, e quello lombardo dell'Accademia dei Puni, del caffè, grande modello europeo di giornalismo di opinione,
fino all'operetta di Cesare Beccaria, che segna il confine di questo libro. Un trattato di pace, un preludio anche teorico a una politica delle riforme, è quella che viene delineata dall'opera di Muratori. Se Muratori aveva segnato l'inizio di questa stagione, è però la generazione dei giovani a segnare il futuro. Il tempo di questo grande libro si chiude sul 64, con la pubblicazione dei Delitti e delle Pene, ma è un processo irresistibile, dove le riforme sono annunciate non solo dalla fortuna europea del celebre libretto, ma anche dalla forza intellettuale dell'Accademia dei Pugni di Pietro Verri, da cui nasce il primo grande periodico illuminista italiano, Il Caffè. Nel complesso l'opera appare in attesa di un secondo volume che Venturi pensava inizialmente come una geografia Italia-Europa, modello che gli era sempre presente, ma certo molto più ridotta di quella che sarebbe emersa a partire dal secondo volume. 7 anni, perché il secondo volume del 76, per un intellettuale come Venturi sono tanti e ci si deve interrogare perché non manca una spiegazione del tutto plausibile. Venturi è impegnato non solo a pubblicare in inglese e in italiano il geniale Utopia e Riforma, che vuole essere la sua risposta alla domanda di Kant, ma è impegnato soprattutto a condurre quella splendida e difficile ricerca che si condenserà nel contributo alla storia d'Italia in alti, l'Italia fuori d'Italia, forse il contributo che più di ogni altro avrebbe meritato di diventare un libro autonomo e che ancora oggi illumina e guida la ricerca su temi come i viaggi, la periodizzazione, il rapporto fra 700 e 800, le deformazioni di uno specchio insieme concavo e convesso di un secolo successivo, che è quello della restaurazione, del risorgimento, ma anche di una trasformazione epocale del mondo. Il secondo volume che ne nasce non è affatto quello previsto. È da questo momento che il progetto si trasforma in un'opera aperta, come direbbe Eco, meno lineare delle prime intenzioni, ma proprio per questo destinata a diventare un unicum nella conoscenza del Settecento riformatore. Anche il titolo, La Chiesa e la Repubblica dentro i loro limiti, che rispecchia un'opera toscana di Cosimo Amitei, i cui scritti in aperta relazione con Venturi saranno raccolti e pubblicati da Antonio Rotondò, sembrerebbe rivelare un'ellisse su un nodo focale ma ristretto come quello delle polemiche anticuriali degli anni 60 legati al gioco in Italia di due grandi modelli riformatori, da una parte quello borbonico e dall'altra a quello asburgico, che sta diventando sempre più giuseppino. Va tenuto presente che nel 69 muore Maria Teresa e Giuseppe II, da coimperatore diventa imperatore, può fare quello che vuole e agire soprattutto nel campo in cui la madre lo bloccava, che era proprio il campo della religione. Era giurisdizionalista lei, ma non altro, mentre indubbiamente Giuseppe va più avanti. In realtà l'ellisse alcuni poli italiani che sono Piacenza, Napoli, Milano e Roma, ma è uno sguardo sul mondo dove affiora quello che diventerà sistematico nei volumi successivi, l'uso delle gazzette come fonti. Basti pensare per esempio alle pagine straordinarie che ci sono sul mondo ispano, portoghese, americano, alle rivolte del Tupamaro, tutte cose che in realtà passano attraverso quest'uso muratoriano, direi, del documento che è la Gazzetta. Se gli eroi sono almeno 3 o 4, da Pomballa al DPO, fra i politici, Amidei e soprattutto l'autore di Una Riforma d'Italia, che egli aveva studiato a lungo, il libro spazia con estrema ricchezza su territori più vasti, come quello che ho già detto del Sud America, dove il modello di colonizzazione gesuitico che era stato esaltato da Muratori veniva distrutto dall'accordo antigesuitico del pombalismo portoghese con il riformismo borbonico.
spagnolo, provocando tensioni e rivolte che le gazzette del mondo consentivano a Venturi di ricostruire, passando dalla cronaca piatta alla storia profonda. La cacciata dei gesuiti sembrava il punto di partenza per un trionfo della secolarizzazione di nuove politiche economiche, di riforme destinate a cambiare non solo gli spazi italiani, e ritornava secolarizzato il progetto già presente in uomini come Radicati e Giannone, l'idea di una riforma d'Italia che non sarebbe stato il protestantesimo, ma l'illuminismo. Ma il capitolo finale, molto drammatico, ci avverte dell'anticlimax che si stava preparando dopo il papato di Clemente XIV. Le gazzette come fonte dominano anche il volume terzo, che ha una periodizzazione non solo europea ma mondiale, insistendo su una temporalità che va dal 1768 al 76. È inutile dire che il 76 è una data americana. È quasi ancora inutile insistere sulla spazialità complessa di questo volume, che dedica molto spazio al tema della libertas americana, che connette eventi come la crisi del modello riformatore della grande Caterina al problema della libertà greca, tutto visto come un mondo insieme selezionato e prismatico che si riflette nella cultura italiana. E quanto domina nei volumi successivi del 1984, che coprono lo spazio del mondo fra l'inizio della rivoluzione americana e i prodromi della rivoluzione francese, dove i modelli imperiali, che sono quello russo e quello asburgico, si contrappongono i grandi stati dell'Occidente, Inghilterra, Francia, Spagna, con i loro problemi coloniali e con il grande tema della sconfitta inglese, la nascita degli Stati Uniti, ma anche la rivincita dell'Inghilterra sui mari, dove Cook, come noto, batte Bougainville e assicura l'Australia e la Nuova Zelanda al modello insieme regale e colonialmente imperiale dell'Inghilterra, che l'unione con la Scozia e con l'Irlanda aveva trasformato in Gran Bretagna. Sono due volumi dove l'uso delle gazzette e del gioco fra uno spazio di ricezione e il mondo che consegnano consente di trasformare il presente della cronaca in passato critico della storia. È forse il più analitico tentativo di cogliere in un contesto mondiale tutte le tensioni che si sarebbero raggrumate in Francia, creando un evento epocale come la rivoluzione francese, al cui confine però Venturi si arresta. I tre tomi del quinto volume ritornano sullo spazio italiano, nel suo tratto di progressiva crisi dell'antico regime. È una geografia italiana allargata, correttamente riportata alle svolte di appartenenza territoriale. È il caso del grandioso recupero anticipato sulla rivista storica italiana, ma qui connesso al gioco Italia, Francia, Europa, della cessione genovese della Corsica, della rivolta antifrancese, è il caso di un possibile spazio di costruzione della democrazia che coinvolge intellettuali europei come Rousseau e Malory. La vicenda corsa con l'esilio inglese del generale Paoli, che aveva guidato l'impari battaglia per la libertà, esiliato in Inghilterra, si sposta ai confini europei dell'Europa ad est in uno spazio ben più ampio che è quello della Polonia. L'opera si conclude nel 1990, ma si conclude, per modo di dire, sulla vicenda di un territorio ristretto ma significativo, come la lunga crisi della Repubblica di Venezia, che qui scavalca il tempo della rivoluzione per la prima volta, dato che la fine dell'antica e immobile Repubblica, dalla durata plurisecolare, considerata miracolosa dagli analisti politici di almeno quattro secoli, era destinata ad infrangersi, quando dalla rivoluzione sarebbe nato un protagonista inevitabile come Napoleone, che l'avrebbe cancellata e poi assegnata disinvoltamente al sistema imperiale asburgico. In realtà, come noto e come è stato documentato perfettamente da Emilio Gadda, e come noi sappiamo anche perché Venturi è stato un mese a lavorare a Firenze accompagnato
dal famoso Giuseppe Venturi stava lavorando a un nuovo volume che avrebbe dovuto comprendere spazi come la Toscana e Genova. Questo fa pensare a una geografia dalla dilatazione ormai guidata dal criterio di restituire analiticamente la percezione di tutti gli spazi italiani del grande evento esterno che sarebbe stato la Rivoluzione francese. Da questo non possiamo dire che quanto raccolto Gaba nel volume Linceo, dove il materiale è un articolato e affascinante apporto al quale posso soltanto aggiungere così un piccolo contributo memoriale, perché in realtà Venturi pensava alcune di queste pagine di offrirle alla miscellanea di Furio Diaz, ma poi evidentemente cambiò idea. Resta da dire qualcosa della sua eco nel mondo, a partire dalla traduzione inglese in tre volumi a cura di Burr Litchfield, ma qui devo fare riferimento a due avventure che mi hanno coinvolto in prima persona, come il numero della rivista storica in morte, costruito come primo atto dovuto nella direzione di Gaba, che mi aveva reclutato tra i direttori, e il convegno, che vale la pena di ricordare, che abbiamo fatto qui nell'Accademia tra diverse società, ma certamente con centro l'Accademia e la Fondazione Einaudi, che ha dato luogo a un volume con il titolo Il coraggio della ragione. La traduzione di Litchfield trasforma per selezione antologica il Settecento riformatore in una grande storia europea. Quanto alla sopravvivenza della sua lezione, Venturi è uno dei pochi storici che nel ventennio successivo alla sua morte ha avuto non solo ristampe, ma diversi libri che ne affrontano l'eredità, l'esperienza civile, la grande lezione storica. I tempi sono cambiati. Il nesso fra illuminismo e rivoluzione francese è stato messo in discussione, raccogliendo precoci diffidenze dello stesso Venturi, ma è chiaro che la generazione che gli stesso ha contribuito a formare si è trovata di fronte a problemi nuovi e drammatici. La caduta del muro di Berlino era il punto di partenza di una svolta che Venturi aveva appena potuto percepire. Ne aveva in qualche modo detto qualcosa implicitamente in un volumetto scritto con Galante Garrone per consolarsi di una tragedia irreparabile. La fine del comunismo non creava quella free Russia sognata da Venturi, ma apriva nuovi cantieri di nazionalismo e di violenza. Le stesse domande dell'illuminismo mutavano, perché non comprendevano più solo il nesso illuminismo radici del socialismo, ma costringevano a porre nuove domande, in parte solo implicite, nella generazione di Diaz, di Spini e di Venturi. L'abbraccio della rivoluzione francese come origine dei lumi diventava un abbraccio un po' mortale e soffocante. Altri temi emergevano dall'imperialismo coloniale, ai diritti universali, al rapporto fra illuminismo e colonialismo, al rifiuto dei modelli imperiali, a nuove sequenze in cui l'egemonia americana, anche sul terreno storiografico, imponeva nuovi e discutibili termini, cui bisognava reagire non tanto quando si parla di Machiavelli a Moment, quanto quando si estende l'irresistibile universalità del modello repubblicano come metafora di un'egemonia mondiale americana, o come la contrapposizione del conservative enlightenment a quella radicale prevalentemente europeo. Ma una cosa Venturi aveva insegnato ai nuovi discorsi sui lumi: lo sguardo cosmopolitico, la capacità di realizzare il progetto di Kant di scrivere una storia dal punto di vista cosmopolitico. In questo il Settecento riformatore resta ancora vivo, con il coraggio dell'incompiutezza che continua ad alludere ad altre possibilità. Essere stati allievi di Venturi è stato un privilegio che bisognava anche meritare, non ripetendo nella lezione, ma allargandola a nuovi scenari del mondo, magari con l'antica, desolante
e forse onesta consapevolezza di essere stati indocili nani sulle spalle di giganti.